Benvenuti di nuovo sul mio canale. Oggi andiamo a fare dei funghi impanati e fritti. Per fare questa ricetta vi occorreranno uova, pangrattato e pecorino romano. Per prima cosa facciamo bollire i funghi per 3-4 minuti, così sono cotti prima di essere fritti. Mi raccomando, non devono essere molle, devono essere al dente. Ultimiamo la cottura durante la frittura. Una volta torti i funghi dalla padella, i funghi hanno assorbito acqua. Allora li lascio mezz'ora nel piatto. Poi prendo un cannavaccio pulito e li asciugo. Ora copro i funghi e con movimenti delicati cerco di asciugarli per bene, senza rovinarli. Quattro uova piccoline, ho aggiunto un pizzico di sale, del prezzemolo e un po' di pepe. Adesso comincio a montare le uova. Una volta montate le uova, aggiungo anche del pecorino romano. Finisco di montare le uova. Con delicatezza immergo il fungo nell'uovo. Faccio aderire l'uovo e con una schiumarola delicatamente tolgo l'uovo in eccesso. Trasferisco nel pane grattato e delicatamente lo impano. Con le mani schiacciate, sempre con movimenti delicati, fino a far aderire per bene il pane grattato in questo modo. Facciamo così con tutti i funghi. Ed ecco i nostri funghi panati pronti per essere fritti. Ecco qua, ora che hanno fatto la loro bella crosticina, li giriamo delicatamente. Sempre delicatamente, ecco qua. Se no si toglie la crosticina e sembra brutto. Ed ecco il risultato finale. Provateli, sono buonissimi col prezzemolo, il pecorino romano.